Vuoi del tè? So bene che deve essere stata dura. Ti chiedo scusa per i miei colleghi. Il nostro lavoro è come cercare qualcosa che fluttua nella nebbia. Secondo lei posso tornare a casa? Sei convinto di volerci tornare? Credo di non capire. Sappiamo entrambi quanto sia difficile la vita nel tuo paese. Sei qui accidentalmente per un guasto al motore della barca, e allora perché non pensare che sia un'occasione che il cielo ha deciso di darti? Ecco, leggi questo, per favore. Cos'è? Vorreste farmi disertare? È una decisione che può avere molti vantaggi, sai. Avresti una casa, un sussidio in denaro. Ti aiuteremmo a trovare un lavoro. Sì, ma riuscireste a portare qui la mia famiglia? Se la barca si rompe e ti trascina verso sud, tu che cosa fai? Andresti nella Corea del Sud? Questa barca è tutto quello che possiedo, signore. Aiuto! Se passa la linea, devi spararmi. Sei finito nelle nostre zone di sicurezza. Che cosa stavi cercando? Sono arrivato qui perché si è rotto il motore della barca. Non capisco perché mi trattate così. Voglio che scrivi ogni singola cosa che hai fatto da quando sei venuto al mondo fino ad oggi. Perché mi fate questo? Pensate che sia una spia? Decido io se mandarti via o no. Se non mi ascolti, non uscirai mai. Tutto quello che mi interessa sono mia figlia e mia moglie. Se andiamo a fare un giro per Seul. Tu vuoi che finisca per mettermi nei guai? Più vedrò, più avrò problemi, non lo capisci? Avanti, apri gli occhi. Perché morire sotto regime? Se qui puoi spassartela. Io non ho paura della Corea del Nord. Voglio tornare a casa. Forse con la rete ho catturato troppi pesci nel corso della mia vita. Adesso sono io a essere rimasto intrappolato.